Quella che sei annoiato, che non sai cosa fare. Ma cosa vai a scrivere? Io picchio mia madre, lasciai il pannolone, non sono mai stata sposata. Verifica, verifica, verifica se quello che cosa dici è vero. Ma sei annoiato che ti inventi queste cose? Io non ho veramente parole. Non ti caga poi nessuno, nessuno, probabilmente qualche due o tre gatti spiantati come te che non hanno una vita, non hanno una ragazza, non hanno un lavoro, probabilmente non hai niente, probabilmente ti manca la ragazza. E io che ci posso fare? Non ci posso fare nulla se non trovi la ragazza. Non mi venire a me a dire calunnie, verifica. Verifica, non ho studiato, sono bocciata. Io mai bocciata. Io ho studiato, ho fatto le superiori. Vai a verificare che sia vero. Vai a verificare, vai. Non c'è assolutamente problema. Io, allora, se no, non mi credete, non mi guardate. Io, la cosa che più odio sono le menzogne. Perché io ho sempre detto la mia verità nel canale. Perché se io mentivo, dicevo che non ero separata, ma che ero sposata con un imprenditore bellissimo, alto, biondo, con gli occhi azzurri. Se io volevo mentire, guardate che chi mente, e mente bene, e si è visto le persone che hanno mentito, hanno fatto una sorta di personaggio inesistente, si sono creati un personaggio. Io ho sempre detto la verità. Momentaneamente non ho nessuno e non so neanche se lo avrò, comunque sono stata sposata. Sono separata, non divorziata, perché sono cattolica, sono nettamente contro il divorzio, perché è un sacramento ed è un peccato mortale divorziare, non è un peccato la separazione. Non sto a dire per come, se no si fa la lezione di catechismo, comunque. Niente. Perché non faccio vedere la mia famiglia? Una membra della mia famiglia si è fatta vedere, ha fatto anche un video e montò il video Montesi contro Cavaradossi, fu lei, perché io, se voi ve lo ricordate, non sapevo neanche fare video a quell'epoca. Adesso ho imparato che sono zuccona, non sono della nuova generazione, meno male comunque. E sono zuccona e quindi ho imparato dopo parecchio. Adesso faccio tutto da me. Adesso il cellulare, poi prima facevo il computer, era più difficile. È una scemenza veramente caricarlo adesso. Ma manco avevo il cellulare, c'avevo quello rosa, c'avevo. E niente, che volevo dire? Io sono stata sposata nel 92, ho famiglia, sono separata. E io dico la verità, se non ci credete, credete a questo pazzo che non ha una vita, questo ragazzo probabilmente, perché ha detto che la mattina dorme, mi dice a me che sono una parassita, che poi gliene importa a lui, manco chiedo il reddito di cittadinanza, non chiedo niente a nessuno. Se trovo un lavoro, lavorerò, certo un lavoro che lo sappia fare, magari non lo so, mi dite in una biblioteca ci vuole la laurea, mi sembra assurdo che per guardare una signora anziana, che è difficilissimo perché le signore anziane adesso con il Covid diventa veramente una missione difficilissima, pensare non ci riescano i dottori a guardare una signora anziana. Voi mi dite di fare la badante, che ci vuole l'infermiera, ci vuole un corso di infermiera, non è mica facile fare il corso di OSS, ci vogliono anni, sai. Ora col Covid è tutto più difficile, ci manca poco anche i vaccini e tutte queste cose, diventa tutto più complicato. Poi dipende da persona a persona, c'è persone che si alzano e perdono l'equilibrio, persone che hanno perso la memoria, persone che tante cose. Scusate le bucce dell'arancia. Che volevo dire? E poi magari non si può trovare un lavoro in una biblioteca che, scusate, per tutto rispetto, io non dico di trovare il lavoro nella Biblioteca Vaticana, che sarebbe il mio sogno,
Oppure a Firenze ce ne sono tante di biblioteche antiche con gli antichi manoscritti, più che altro mi interessa della storia dei papi, vescovi, la chiesa, ormai i documenti, devo andare a vedere i templari, queste cose, cosa è successo. Queste solite cose che mi interessano tantissimo. Io non dico appunto di andare a vedere queste biblioteche oppure quella della Londra, della biblioteca, che ti posso dire, ma o una appunto che ci sono anche in centro a Firenze, oppure appunto il mio massimo sarebbe la Biblioteca Vaticana. Cioè, ma addirittura per andare in una semplice biblioteca di periferia che c'è tre manoscritti, che manco c'è la Summa Teologica di San Tommaso, c'è più niente, c'è tre libri messi in croce, poverini, così veramente, nel vero senso, perché appunto la Summa Teologica l'hanno levata, chissà perché ora non si può più leggere San Tommaso, Nuovo Ordine Mondiale, Docet. E per andare in queste biblioteche ci vuole la laurea, mi hanno detto, e ci vuole addirittura il concorso. Ora non mi venite a dire che ci vuole una laurea per dare due libri a due gatti in una biblioteca in cuccia di periferia con tre libri messi lì, e che appunto mi hanno tolto pure la Summa Teologica di San Tommaso, che erano un sacco di volumi che volevo consultare. Niente, meno male c'è Don Curzio, insomma, così che insegna. Comunque, ritornando a questo pazzo, io non so dove vuoi arrivare. Non, tu sei un pazzo, perché sappiamo benissimo che sei un annoiato, hai detto che dormi fino a mezzogiorno. E anche se tu lavorassi gli altri giorni, la domenica che fai? La sciupi per dormire fino a mezzogiorno. Wow, dici a me poi che. Io alle 7 sono sveglia, all'8 sono sveglia. A volte lo vedete come. Tu vai a letto alle 5 del mattino e ti svegli all'1. Ma che vita fai? Ma che è sta roba? Ma che è sta roba? E non mi dici perché t'hai 30 anni o 35 o 40. E che vuol dire? Perché sei un ragazzino? E poi ragazzi, ideano, vive di notte e dormite giorno. Ma che vita sana è? Ma che vita avete? Voi siete. De pazzi siete! Siete dei pazzi! Basta! Io comunque ho denominativi! Io ho denominativi! Se non la smetti di calunniare, almeno di la verità! Se ora mi dici, guarda, è brutta, non dire sono un cesso! Un cesso è un'offesa! Puoi dire, non mi piace questa donna, mi fa un po' così, è vecchia, vabbè, vecchia, magari tu hai 30 anni, uno 50, lo puoi anche un po' dire, certo c'è modo e modo di dirlo, ma se tu vai a dire calunnie, no, vai a dire calunnie, no, perché io ho studiato, non ho fatto l'università, la volevo fare, ma ho preferito fare un'altra vita di famiglia, e quindi non potevo, e poi non avevo abbastanza soldi per pagarmi l'università. Quindi vedi che la dico la verità. Potevo dire, ho 20 soldi, ero ricchissimo, ho fatto l'università. Io non l'ho detto, non l'ho detto perché non l'ho fatta. Ho detto, ho fatto le scuole superiori, liceo, non dico quale per privacy. La mia famiglia non si vuole far vedere, anche se ha fatto un video comunque, si è fatta vedere uno dei membri della mia famiglia, l'altro no, perché non si vogliono far vedere per privacy. E devo rispettare la loro privacy, ok? Voi non ve ne importa, a me sì. E mia mamma, fortunatamente, sta bene perché non è neanche vecchia, è del 43, quindi scusa, di più non posso dire se no non vogliano. Volevo solo dire questo per specificare contro le calunnie che sta dicendo sto imbecille. Cioè, di la verità, di la verità, non dire le calunnie, dire questa donna, ma neanche son cicciona. Perché non lo sono, sono perfetta. L'unica cosa un po' di occhiaie, di segni agli occhi, è dovuta all'età, dovuta anche alla genetica. Questo lo puoi dire, a parte se hai capito, basta, c'è bisogno che tu lo dica. È l'unica cosa, tutto il resto sono calunnie. E prendo i nominativi e un giorno vedrai che cosa ti farò. Ci sarà la denuncia se continui. Io ti ho aperto, ti ho aperto. Poi basta, non ti voglio più dare pubblicità, ma se continui la denuncia è bella e pronta, i nominativi ci sono, stai attento. Ciao!